Buonasera a Rael Seyoum, benvenuta qui ad Area Metropolitana Speciale Lezioni. Buonasera, grazie per l'invito. Lo ricordiamo e viene a parlare per la lista Alleanza Verdi Sinistra Italiana, che è all'interno della coalizione di centro-sinistra, però in questo caso parliamo proprio della lista, della quota proporzionale plurinominale Camera Abruzzo. Allora, Seyoum, lei innanzitutto si presenta come indipendente all'interno di questa coalizione. Come nasce però questa coalizione che mette insieme Verdi e Sinistra Italiana? Allora, io sì, mi presento come indipendente all'interno di questa alleanza che ringrazio per l'opportunità e anche per la fiducia. E nasce, diciamo, in seguito all'impegno che ho avuto anche nelle amministrative comunali di Spoltore, dove ero candidata con una lista civica di sinistra a sostegno del sindaco, della sindaca Chiara Trulli. È nata, diciamo, questa conoscenza e questa voglia, insomma, di impegnarmi, perché ritengo di avere delle esperienze maturate negli anni che mi possano permettere di rappresentare una parte della società e dare voce a coloro i quali ancora non hanno voce in Parlamento. Una forza nuova ovviamente ha l'obiettivo quantomeno di raggiungere questo fatidico 3% per eleggere parlamentari. Esatto, sì. Credo che il trend sia positivo. Ora non si possono più vedere i sondaggi, ma gli ultimi sondaggi ci davano in crescita e questo, diciamo, è molto importante e motivante per noi. Perché è importante che ci sia una forza come la vostra nel contesto parlamentare italiano? Beh, sicuramente una forza come la nostra ci deve essere perché tratta tematiche. Avrete avuto modo di vedere il programma che un poi programma è stato... che si muove su due assi fondamentali. Esatto, sulla giustizia ambientale e la giustizia sociale, partendo da un presupposto importantissimo che è la tutela e l'attuazione della Costituzione repubblicana antifascista contro ogni forma di presidenzialismo o di rottura dell'unità nazionale, per cui parte, diciamo, da un presupposto importante per noi e vuole trattare quelle che sono le tematiche e le emergenze dei nostri tempi, appunto la giustizia ambientale e la giustizia sociale. Obiettivi in funzione dell'ambiente, è possibile? Certo, ci vuole la volontà politica, il cambiamento climatico è sotto i nostri occhi e una transizione ecologica verso minori consumi non può essere più rimandata. Abbiamo bisogno di introdurre rinnovabili, abbiamo bisogno di farlo con un obiettivo preciso che è quello che ci siamo posti, l'80% delle rinnovabili entro il 2030. Lo possiamo fare, ci sono studi che ci confermano che è possibile farlo, ma ci vuole volontà politica. Parlando di Italia Green, voi proponete una legge per il clima. Me la spiega? Sì, noi proponiamo una legge per il clima che deve essere fatta entro 100 giorni dalla legislazione. Siamo convinti che avremmo potuto farla solo con questa coalizione, che è una coalizione tecnica, quindi porteremo avanti il nostro programma, abbiamo la possibilità di attuare il nostro programma e lo vogliamo fare con forza, senza, insomma, doverci abbassare a quelle che invece sono le richieste o le volontà di una destra che oggi invece vuole in qualche modo riportarci indietro nel tempo. Siamo in ritardo di 20 anni sul clima, sono 20 anni che si parla di emissioni di CO2, della necessità di ridurle e della volontà di introdurre un'economia circolare, quindi una maggiore tutela e cura dell'ambiente, riducendo i rifiuti, cercando di utilizzare prodotti che sono riutilizzabili e riciclabili. Ecco, si parla sempre di questa economia circolare, tutti l'hanno nella bocca, no? Nei discorsi, nei buoni discorsi, ma perché non decolla questo principio per cui tutto può essere recuperato e ridurre al minimo l'impatto sul territorio? Beh, quello che abbiamo notato noi è sempre una voglia di lavorare sull'emergenza in Italia, di non attuare mai delle leggi che possono essere strutturali. Ora noi vogliamo avviarci verso questo percorso di regolamenti che possono essere strutturali. Si parla sempre di intervenire subito perché non c'è tempo. Oggi si parla tanto del caro bolletta e della necessità di fare degli interventi che siano risolutivi, veloci. Si parla di nucleare di nuova generazione quando in Italia ci sono stati 2 referendum
e la volontà popolare è stata quella di non volere il nucleare in Italia, ma si ripropongono sempre temi superati. Lo stesso Si vale, cercano scorciatoie, si cercano fondamentalmente. scorciatoie e si ripropongono o viene fatta carta straccia di quelle che sono invece state le conquiste, anche parlando dei diritti sulle donne. Qualsiasi cosa è stata fatta nel tempo, conquistata con battaglie lunghissime e con grande sforzo ed impegno, si cerca sempre poi di riproporle o si cerca sempre di fare un passo indietro. Nel vostro programma si parla anche di Italia a mobilità sostenibile. Esatto, il nostro intento, e lo vediamo anche questo su esperienze personali, è difficile oggi recarsi al lavoro con mezzi che non siano l'auto propria, con mezzi di trasporto pubblico. Io abito a Spoltore, ho una figlia di 15 anni e ho difficoltà a farla andare a scuola, con l'autobus, perché dovrebbe arrivare a scuola un'ora prima e rientrare 2 ore dopo perché non ci sono collegamenti. Il nostro intento è quello di incentivare una mobilità sostenibile affinché una parte dei fondi del PNRR vengano utilizzati proprio per aumentare ed efficientare il trasporto pubblico. Italia rifiuti zero, una chimera? È possibile farlo, ritorno sempre sulla mia esperienza personale, abito a Spoltore c'è una raccolta differenziata porta a porta. E si può attuare questa metodologia in tutta Italia, Pescara si sta iniziando, lo si può fare in tutto l'Abruzzo. C'è sempre quella volontà politica o di interesse che invece sposta verso materiali, insomma, che inquinano il nostro ambiente e si cerca in qualche modo di non fare un passo avanti affinché le cose possano cambiare diventando strutturali. L'Italia libera, poi si articola in più passaggi, quelli che colgono, ho colto subito, una legge sul fine vita, la legalizzazione della coltivazione di cannabis, ecco, sono delle cose, degli argomenti che in questo paese sono sempre un po' scomodi, però Sì, noi voi lo dite esplicitamente. lo diciamo con chiarezza e in Da, maniera. all'interno di una coalizione, di un polo, non con una lista antisistema. Certo, lo diciamo in maniera chiara perché più volte c'è stato il dibattito sul fine vita e abbiamo bisogno di dare dignità a quelle persone che soffrono e che hanno una volontà di interrompere la propria vita perché non sono in grado, insomma, di sopportare le sofferenze che conseguono ad una malattia. E parliamo della legalizzazione della cannabis perché riteniamo che possa dare uno stop, un freno a quelli invece che si arricchiscono della vendita di stupefacenti perché appunto non è possibile, non c'è una legge che legalizzi appunto la cannabis. L'Italia, l'articolo è con l'apostrofo, però sarebbe la Italia e donna. Esatto, io non mi sono presentata, sono di origini eritree, vivo in Italia da quando ero piccola, sono arrivata qui all'età di 9 anni per ricongiungermi con mia madre che già viveva qui da 7 anni e sono una donna, sono anche una madre lavoratrice, per cui sulla mia pelle o sulla mia esperienza ho visto quanto è difficile per una donna trovare pari opportunità. Trovare occupazione e nel momento in cui c'è occupazione, conciliare il lavoro con la vita privata, con l'educazione dei propri figli, con la cura della propria famiglia. Quindi riteniamo fondamentale supportare uno sviluppo dell'occupazione femminile e dare, diciamo, dignità e pari opportunità alle donne. Durante la pandemia abbiamo visto che quelle che hanno più pagato lo scotto della pandemia sono state le donne perdendo il loro lavoro. Vogliamo dare dignità alle donne affinché non siano vulnerabili e soggette alla violenza domestica. Quindi lo vogliamo fare con fermezza. Com'è l'Italia del lavoro? L'Italia del lavoro non è al centro della politica odierna. È un paese dove ci sono 4 milioni di lavoratori poveri.
L'Italia è un paese, è una repubblica fondata sul lavoro, ma sta diventando una repubblica fondata sul lavoro povero. Quindi, per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare un'azione concreta affinché, i lavoratori possano, guadagnare abbastanza da potersi programmare il loro futuro. Oggi c'è una selva di contratti pirata, che non permettono ai lavoratori di pianificare il loro futuro e il loro tempo libero. Quindi chiediamo, vogliamo insomma attuare una legge per cui i lavoratori abbiano un salario minimo, garantito e dignitoso pari a 10 euro. Nel vostro programma c'è un'attenzione particolare agli animali. Sì. Noi siamo convinti che la tutela degli animali sia importante, la tutela della biodiversità. Siamo contro la caccia perché oggi la caccia è diventato uno sport e quotidianamente assistiamo ad atti di violenza su animali nelle nostre città, sul randagismo, per cui vogliamo attuare una serie di leggi che siano a tutela degli animali che rispettiamo. Italia e pace. Come declinate questa frase con quello che sta accadendo in Ucraina e come si è comportata l'Italia? Beh, sicuramente noi siamo contro ogni guerra, il ripudio totale contro ogni guerra. Proponiamo di lavorare con dei negoziati di pace affinché i conflitti, quello in Ucraina, ma tutti i conflitti che sono nel mondo, vengano in qualche modo superati con il dialogo. Noi facciamo parte dell'Europa e riteniamo che all'interno dell'Unione Europea si debbano creare dei dipartimenti di difesa non violenta e non armata. Comprendiamo benissimo che le guerre che ci sono nel mondo sono anche la causa principale delle immigrazioni. Oggi si parla tanto di immigrazione, si parla di sbarchi, sono notizie dei nostri giorni di bambini che perdono la vita nel tentativo, insieme alle proprie famiglie, di cercare la felicità, di cercare un proprio spazio, una propria emancipazione. E questo non può essere negato. Tuttavia, va affrontato, va governato e vanno proposte delle leggi che permettano un canale che sia legale di ingresso nei paesi dove le persone vogliono cercare il proprio futuro. Questo è permesso anche a moltissimi giovani italiani che si spostano per cercare lavoro, per studiare all'estero e non troviamo giusto che non sia concesso lo stesso anche a cittadini di altri paesi del mondo. Grazie Rael Sayoun per essere stata qui ospite nei nostri studi. Lo Grazie a voi. ricordiamo, è venuta a parlare per la lista Alleanza Verdi Sinistra Italiana che per la quota plurinominale proporzionale per la Camera Abruzzo. In bocca al lupo, buona campagna elettorale. Grazie, viva il lupo.